Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati, perché sono tanti di voi, ci seguono tutti i giorni e ci fanno compagnia in questa oretta insieme a Due Chiacchiere in Cucina, dove trovate la meraviglia delle meraviglie. La padella accompagnata da Elena Bazzacco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche a te. Lo so che questa è la parte più felice della tua giornata. Sì, sicuro. In cui sei veramente entusiasta. Mamma mia! Affrontare il pomeriggio, tutto quanto. Cara Ilenia, stai bene? Ti vedo bellissima, come sempre. Ok, ora smettiamo di dire bugie. Allora, Ilenia, cosa cucineremo oggi? Cose cattive, visto che siamo appunto in vena di dire bugie. Ah, è vero, cose cattive. Invece saranno cose buonissime, perché faremo una crema di asparagi verdi e poi degli straccetti alla mediterranea. Mamma mia, che curiosità. Allora, che dire, possiamo dare straccetti di cose, un po' più di... Di manzo, logicamente, con olive, con pomodorini, con capperi, il basilico, perché adesso cominciamo, insomma, finalmente con la bella stagione, cominceremo a sudare, a avere caldo e mi sentirai lamentare per il caldo. Io speravo che desse un'immagine più allegra di questa nuova bella stagione, non so, l'alimentazione mediterranea. Solo quello. Solo mare luiento, eh? Solo quello. Solo quello, invece. Perché non amo il caldo. Ecco, te pareva. Va bene. Allora, visto che non ama il caldo, un bel bicchiere d'acqua per te, cara Ilenia, un po' di pubblicità per tutti noi e poi si comincia Due Chiacchiere in Cucina. Eccoci qua, siamo tornati, ovviamente questo è l'inizio di Due Chiacchiere in Cucina, pronti per la prima ricetta di oggi. E prima Ilenia ci ha anticipato qualcosa, ma insomma gli ingredienti sono quelli tipici del sole, del mar Mediterraneo meraviglioso, olive, capperi. Insomma, andiamo a scoprire questi straccetti di manzo, soprattutto gli ingredienti che ci occorrono. Allora, 8 fette sottili di carne di manzo, questo è l'ingrediente principale. Poi 150 g di pomodorini, della farina 00, del basilico, dell'origano, olive taggiasche e i capperi. Eccoli qua. Bello, proprio sembra di stare in Sicilia con tutto. Quindi oggi meraviglia. Parliamo solo di ingredienti, niente storie, niente... No, ci sono storie, addirittura ci sarà una leggenda. Una leggenda che diventeremo famosi per questo. Secondo me sì, è un programma di leggende questo, non di cucina. Però in realtà sarà una leggenda, e non so, ve l'aspettate, allegra o triste? Beh, sicuramente non può essere... È una tragedia, sto giro proprio. Tristissima, sto già piangendo qua No, sto pensando a cosa potrebbe essere legato ai pomodori, alle olive. Qual è l'esclamazione che dici quando, insomma, dici, oh, cos'è successo? Posso dire... Non quella che dici, che pensi, ma quella che dici. Ah, ok. Oh! Bistecca. Ma no! Capperi! Capperi. Tra l'altro, in realtà un'esclamazione che tutti pensano sia un modo per non dire delle parole peggiori, in realtà deriva dai fiori del cappero, che sono talmente belli e sbocciano improvvisamente proprio, quindi uno dice, oh, capperi. Ok, deriva da questo, dopo... Sapremo, ognuno poi c'ha la sua filosofia. Esatto. Allora, mentre tu stai con perizia di architetto tagliando il... Tagliando in quarti i miei pomodorini datterino. Tutto ino, sì. Mi è sfuggito quello che volevo dirti, ma adesso non mi viene. Li metto qua. Sì. E poi procedo a tagliare a listarelle la carne, che appunto è sottile, aspetta che asciugo un po' il tagliere, che poi allora andrò a infarinare, giusto per creare un po' di sughino, sai, quello che ci piace tanto, e in un'unica padella noi riusciamo ad avere
la proteina della carne e anche il contorno, unica padella. Ok, quindi si sporca una pentola sola e ovviamente si ottimizza facendo un contorno, beh, ma che poi veramente il contorno farà parte poi del piatto, insomma va a insaporire, esatto. E si va ad amalgamare già alla preparazione. Allora, cara Ilenia, allora, sono prima pronta. No, aspetta, cioè voglio dire, la leggenda è il pezzo forte, arriva alla fine. Adesso diamo un po' di notizie sui capperi. Oh, capperi. Oh. Allora, capperi che ovviamente sono una pianta spontanea in realtà, se si va in Sicilia, soprattutto a Pantelleria, ovunque nei giardini spuntano sui muri, spunta veramente i cespugli di capperi, per cui veramente per noi è una rarità averlo in giardino piuttosto che coltivarlo, invece lì veramente sono spontanei, quindi hanno questa fortuna meravigliosa. Una, diciamo così, cappero che poi viene coltivato sin dall'antichità, ma che come tutte le, diciamo così, questi frutti particolari, queste piante particolari, hanno sempre, chissà perché, una storia legata alla medicina, perché ovviamente poi si curavano con le erbe. E io vorrei salutare il nostro autore del 70 dopo Cristo, grazie al nostro autore che ce lo fanno conoscere, che è Dioscoride, ok? Lui praticamente nella sua opera De arte medica parlava proprio del cappero come importante rimedio a problemi, disfunzioni diuretiche o addirittura problemi di mal di denti. Quindi questa cosa molto interessante. Secondo me usavano queste erbe, facevano sti impacchi sulle gengive, anestetizzavano tutto, quindi non sentivi più niente. Ma ed vediamo, è da lì che dissero capperi che mal di denti. Capperi che mal di denti. Vedi che, cioè, voglio dire, una cosa importante. Ma adesso arriviamo alla leggenda. Allora, i personaggi di questa leggenda sono Caparina e Ippo. Già dai nomi è una tragedia, nel senso che potevano chiamarlo Adalgisa e Mario, no. Allora, Caparina, che sa perché Caparina cos'era secondo te, Ilenia? Sfortunatina? No, dal nome era un fiore di cappero, ok? Ah, che era meraviglia! Un fiore bellissimo di cappero che era proprio nata su questo costolone sul mare meraviglioso e lei guardava il mare, si faceva cullare dal vento. Scusami, posso dare una comunicazione di sì, servizio, certo, a casa? Allora, se avete la lavatrice da svuotare, questo è il momento. No, di... ma perché cosa c'entra? No, rimanete cioè, qua. Proprio, perché veramente vi deprime poi, Fate l'effetto ammorbidonto. Allora, Caparina, fiore bellissimo di capro, lei al vento, tutto. E c'era Ippo. Chi era Ippo? Un cavallo? No, un delfino. Ippo. Non ci credo. Era il famoso delfino trottante, perché lui stava proprio a pelo dell'acqua. C'erano anche le gare, le gare di Ippo delfino. Ma non è che fosse un, come se, il cavalluccio marino? No. Come Lucio Marino, un po' no. Così, no. Ippo è un delfino simpatico, tra l'altro, delfino curioso. Sta di fatto che su quest'isola praticamente c'era un personaggio che si chiamava Ascanio. Allora tu immagini. Quello del Grande Fratello, lo ricordate? Non c'entra niente lui. Allora, praticamente cosa succede? Allora c'è il delfino che, come fa il delfino? Non so come fa. È uguale, hai detto. Dall'altra parte invece c'era il fiore che guardava così, loro si sono innamorati, capisci? Il delfino e il fiore si sono innamorati, amore meraviglioso. Ma succede sempre. Sì, il buon Ascanio, ok, cosa faceva? Lui non aveva nient'altro da fare che accudire solo una capra che si chiamava Bertola, ok? Facciamo la diapositiva di Bertola. No, mi rifiuto. Cioè, ho un sacco di amici che mi seguono da casa, tra l'altro volevo salutare anche... No, li saluto. Lo saluti dopo, è meglio, sì. Insomma, Bertola, gli bastava Bertola. A un certo punto Ascanio, la faccio breve, Ascanio spara al delfino perché voleva mangiare pesce, ok, lo infiocina proprio. È un delfino mammifero, sì, però comunque sta nell'acqua, per lui era un pesce. Non è che, voglio dire, stiamo parlando di leggende antiche. Sta di fatto che dalla tristezza per questo amore finito così tragicamente, come si chiama? Caparina piange queste lacrime che diventano proprio i capperi dal fiore, viene fuori proprio il, diciamo così, il bottone, no, del fiore, che poi il cappero, e quelle sono le lacrime di Caparina.
Che dici? No, mi sono un attimo assentata col pensiero. Non pensavo sia a mettere a posto la lavatrice. Sì. Allora, volevo salutare Daniele e Cristina che mi seguono sempre, che sono dei amici di Marco che corrono con le supermoto. Marco tuo marito, sì, meraviglioso. Sì, scusa, sì, beh, ormai sanno che mio marito si chiama Marco. Cioè. E loro mi conoscono sotto un'altra veste, un po' più seria, ecco. Sì. E quindi volevo dire che non è colpa mia. Vabbè, non è assolutamente no. E soprattutto dell'olio che sta bruciando. Allora, no, non brucia, è ancora buono. Allora, tu cosa hai fatto finora? A parte le diapositive, a parte esserti rifiutata di aver fatto la diapositiva della mi capra rifiuto. Bertola. Già, insomma, cioè, no. Allora, ho infarinato, ho tagliato listarelle e la carne, sì, e l'ho infarinata bene. L'unica cosa da fare è, sai, tendono un attimino a ad attaccarsi un pezzo con l'altro, sì, e nel timore che possa nascere un'altra leggenda, io li sto dividendo. Ok, perfetto. Ecco. Gridi. Sì, sì, perché ho il terrore. E adesso vado a rosolarli, quindi vedi che ha assorbito tutta la farina, andate un po' per volta e niente, dopo continuo con il resto. Insomma, ma tu avrai altre cose da dire in base a questa... Ma sì, tra l'altro il... cosa volevo dire? Ah sì, che il, diciamo così, è rientrato il cappero, è stato uno dei primi prodotti, i primi suoi ingredienti, alimenti, che è rientrato all'interno del PAT, cioè prodotti agroalimentari tradizionali, perché è veramente un prodotto portabandiera della Sicilia. Insomma, si sa che il capro, tra l'altro i capri più buoni sono quelli piccolissimi. Piccoli piccoli, piccolissimi. Esatto. Questi sono già troppo grandi, però mi sembra in frigo, no, li ho finiti l'altra volta, c'erano quelli proprio piccoli piccoli piccoli. Ecco, comunque, insomma, quando trovate, anche quando si fanno gli aperitivi, no, che molto spesso mettono i capri quelli grandi, sono buonissimi. O il fior di capero, quello è... A me piacciono meravigliosi, tanto. Però, insomma, per determinate ricette servono questi perché sono... Sì, poi ci sono quelli sotto sale, quelli sotto aceto, sott'olio, sotto spirito. Esatto, e i capperi sotto sale, ribadisco e lo continuerò a dire, hanno bisogno appunto di essere ben dissalati, sotto, le fate ammorbidire, fate dissalare leggermente in acqua, cambiate l'acqua due o tre volte proprio per non rendere il piatto troppo... come si può dire, troppo sapido, ecco. Infatti, e poi ovviamente quando state ad aggiustare di sapore col sale, alla fine, sapendo che ci sono i capri, come quando abbiamo, lo so, lo speck o altri ingredienti che sono già salati, state attenti ovviamente a non dare la botta finale che va a rovinare tutto il piatto. Esatto. Lo rende troppo salato. Anche perché lì è sale grosso, per cui figurati, cioè... Sì. Allora, la parte importante adesso è la rosolatura, come tu ben sai, in questo modo tutti i succhi rimangono all'interno del pezzettino, che essendo un po' più piccolo rischierebbe appunto di essere troppo stopposo. Se avete anche degli straccetti tipo, non so, il carpaccio, proprio lì proprio è velocissima la rosolatura, ma quasi impercettibile. Invece per questi che sono un po' più sostanziose, un po' più spesse come fettine, allora hanno bisogno di una bella... Però la resa è buona, perché comunque all'esterno faranno un po' di crosticina, dentro rimangono morbidi, è quello, quindi anche bello, è quello, come sensazione. Bravo. Poi naturalmente una volta rosolati... si andranno ad aggiungere i pomodori, sì, e questi pomodori daranno sicuramente la sferzata di freschezza e insieme, unendosi anche alla farina, creeranno questa cremina invitante. Poi se si vuole, a chi piace, può essere inserita anche la rucola, per dire, magari leggermente tagliuzzata, oppure servita anche a parte, insomma, così. Comunque la cosa, quando si fanno questo tipo di ricette che si aggiungono i pomodorini, io non so mai se metterli all'inizio o alla fine, perché la cottura del pomodorino, soprattutto in padella, ha un momento di tragedia, cioè quando sembra cotto, non lo è, tu comunque lo mangi, ti esplode in bocca e ti ustiona completamente il palato. È per questo che per queste ricette va sempre tagliato, perché la parte esterna della buccia, soprattutto per determinati tipi di pomodori, è leggermente più coriacea, quindi quelli tondi magari, sì, sì, quelli sono più resistenti e quindi rischi veramente di farti del male. No, perché sono bombe da 100 gradi che praticamente ti esplodono in bocca, questa è la cosa... Poi, sai, a me non piace, come dico, il pomodoro troppo cotto, per cui lo inserisco, non dico alla fine, ma quasi,
Quindi se uno piacesse più cotto, adesso indipendentemente... Adesso sarebbe il momento. Adesso, ok. Quindi allora, non prima della carne, ma sempre dopo. No, oppure li cuoci da una parte, però perderesti tutto il sapore. Ah, allora, sai cosa facciamo noi? Sì? Ne aggiungiamo metà adesso, okay. Così in questo modo avremmo una parte quasi che diventa sugo, e l'altra metà la aggiungiamo alla fine e quindi diventerà una Perfetto. Sorta di contorno. Allora ti faccio continuare la preparazione, noi andiamo a sentire i consigli per una buona alimentazione, una corretta alimentazione, e poi ovviamente torniamo qui. Siamo tornati anche oggi in compagnia Ciao. Della dottoressa Marconi. Allora, abbiamo parlato qualche puntata fa di sale sì. e tutto quello che concerne il sale. E c'è una dieta specifica per questo, ovviamente per l'ipertensione arteriosa, la sì. dieta DASH. La dieta DASH è un acronimo e sta per Diet Approaches to Stop Hypertension, cioè approcci dietetici per contrastare l'ipertensione. Ed è il frutto di un lavoro che è iniziato negli anni 90 negli Stati Uniti, dove comunque il problema dell'ipertensione è un problema molto diffuso attualmente anche da noi e sembra quasi inevitabile col passare degli anni. In realtà è stato osservato che alcune abitudini alimentari favoriscono l'insorgenza di questo quadro di ipertensione, e il consumo non solo di sale messo direttamente ma di alcuni alimenti ne favorisce lo sviluppo. E quindi hanno fatto uno studio, questa dieta è stata frutto di uno studio dove hanno messo a confronto tre diversi gruppi di popolazione. Nel primo gruppo hanno detto: mangiate come siete abituati, noi vi controlliamo e poi dopo un tot di tempo andremo a verificare. Un secondo gruppo dove invece hanno chiesto solo di eliminare gli snack salati e le patatine. Ok. E il terzo gruppo dove hanno effettivamente portato avanti questo intervento. Hanno chiesto di basare la propria alimentazione prevalentemente sul consumo di verdura, un quantitativo di frutta ma limitato, cereali integrali, hanno chiesto di eliminare anche le bibite zuccherate e di utilizzare come fonti di proteine i legumi, il pesce, la carne bianca, le uova, invece di limitare gli insaccati, di limitare i prodotti lavorati, sì. Di limitare i formaggi grassi. Quindi una dieta che per certi versi è molto simile alla dieta mediterranea, però insomma è stata messa a punto negli Stati Uniti. E nonostante comunque l'apporto di sale fosse molto simile tra un approccio e l'altro, hanno visto che il gruppo di studio che aveva seguito questo approccio dietetico andava incontro ad una riduzione della pressione. Il peso variava poco, ma la pressione si riduceva con un effetto molto simile a quello ottenuto dai pazienti che seguono una terapia farmacologica ecco. di primo livello sì, certo. per l'ipertensione. E quindi hanno visto che questo tipo di alimentazione da una parte riduce l'apporto di sale, ma dall'altra introduce un minerale che è altrettanto importante per bilanciare la pressione, che è il potassio. Un rapporto tra sodio contenuto certo. nel sale e potassio che preveda un determinato tipo di rapporto tra i due minerali fa sì che i vasi vengano protetti di più, si vada incontro ad una riduzione proprio dell'ipertensione. Il potassio è un minerale contenuto soprattutto nella verdura e nella frutta. Quindi un'alimentazione ricca di verdura e frutta e di prodotti integrali ti fornisce quel quantitativo di potassio necessario a contrastare anche il quantitativo di sale magari che naturalmente è presente certo. negli alimenti. Sì. E quindi hanno visto che questo approccio dietetico, indicato poi come DASH diet, è veramente efficace nel migliorare, nel controllare la pressione, con un effetto simile a quello dei farmaci, senza effetti collaterali però. Certo, ovviamente si parla di farmaci in un livello... Il livello c'è di lieve ipertensione, quindi sì. il primo livello okay. di terapia farmacologica dà dei risultati che possono essere ottenuti anche con questo tipo di percorso dietetico. Quindi stiamo attenti, chiediamo sempre di essere prima controllati sì. e poi ovviamente consigliati da professionisti anche per questo argomento. Grazie, grazie mille, a te. Grazie torniamo a voi. In cucina e torneremo domani con la prossima. Pillola.
Eccoci tornati per vedere, beh, Ileni è andata avanti ovviamente con la ricetta, ha aggiunto i pomodori, basta, c'è la seconda parte dei pomodori, quelli che avevi tenuto da parte per il... Esatto. Adesso hai aggiunto capperi. Olive, logicamente evitiamo di mettere l'olio. E olive denocciolate, spero. Ma, cioè... Direi proprio di sì, altrimenti... un po' di origano per... Sì. Buono, beh, col pomodoro io ci abbino sempre l'origano, per me origano è uguale pomodoro. Ma anche il basilico comunque, che va aggiunto... Non ti piace il basilico? No, no, l'amore. No? No. E allora lo aggiungo. Sono strano. No, 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 vabbè, no, nel senso che mi piace, però non vado pazzo, ecco, non è la mia spezia preferita. Mettiamo una piccola fogliolina. Sì, con cui puoi giocare. No, tienila quella. Puoi giocare a racchettoni in spiaggia con quella lì. No, sì. Non hai capito niente. Io qua metto lo straccetto. Che meraviglia. Poi uno lo scambia per il cucchiaio, lo prende in mano, cade tutto per terra. Sì, sono proprio i germogli questi. Sì, sì, ma infatti. Poi il basilico è famoso perché nasce con una foglia gigante, poi pian pianino diventa piccola. Ma esatto. Secondo te? Allora... Vado a spezzettarlo, sì? Con le mani. Però potresti usarlo come ventaglio se fa caldo. Cosa fai? Mi sventolo col basilico. Esatto. Ecco qua. Guarda, abbiamo già pronto il piatto. Voi preparate assolutamente una bella cioppa di pane, un pezzo di pane, una bella pagnotta. Sì. Perché che abbia una bella crosta rustica, quelle là proprio ma belle. Ma sai anche servirlo dentro alla pagnotta? Anche sì, è più invernale forse. Ma ci sta sempre bene, voglio dire, ognuno ha le sue stagioni, ognuno ha i propri gusti. Guarda che bello. Ma guarda anche la cremosità. Sì, è vero. Se avessi avuto questo Ascanio. Ascanio invece della pecora Bertola, è sempre così. Vabbè, andiamo... a sentire il parere meraviglioso dei nostri amici di Ice Veneto per quanto riguarda l'abbinamento col vino e poi torniamo in cucina. Ilenia. Buongiorno. Allora, come primo piatto ti propongo degli straccetti di manzo con pomodorini. Bene. Olive, vabbè, capperi, insomma. Allora, accogliendo l'invito dei nostri amici sommelier di Ice Abruzzo, ho scelto un vino che è un emblema della enologia abruzzese, il Cerasuolo d'Abruzzo. Perché vedi, un abruzzese non dirà mai che questo vino è rosato, è Cerasuolo. Perché ha lo stesso colore della cerise, della ciliegia, del durone ed è bellissimo. Pensa che si ottiene da una bacca nera. Il vitigno si chiama Montepulciano ed è una bacca scura, nera. Chiaramente, dopo la pigia di raspatura, le bucce vengono tenute a contatto con il mosto per poche ore, in modo da estrarre poco colore. Dopodiché si va a svinare e quindi rimane questo colore Cerasuolo, bellissimo. Luminoso, lucente, chiaramente. È un vino bio, quindi le uve sono state ottenute con coltivazione biologica. Cascina del Colle è molto attenta, diciamo così, da questo punto di vista, al tipo di coltivazione. Ci mettiamo il naso? Senti le fragoline di bosco, fragrante, appena raccolte. Andiamo ad assaggiarlo? Delizioso. Delizioso, proprio ritorna in bocca proprio questo sentore di fragolina, di ciliegia, di marasca, di durone, molto molto piacevole. Trovo che l'abbinamento sia veramente eccellente, di grande piacevolezza, e questo Cerasuolo d'Abruzzo è assolutamente un vino da ricordare fra i vini top della gamma rosé. Diciamo così. Grazie mille, prego, grazie prego. Per questo abbinamento, però ci troviamo più tardi per la seconda ricetta. Va bene, a bientôt. A tra poco. Eccoci tornati insieme a voi, allora è il momento della seconda ricetta e come diceva Ilenia prima una ricetta un po' particolare, un po' esotica, un po' come si potrebbe dire Ile? Una crema di asparagi. Ah ok, va bene.
Dai, non è proprio così esotica, solo perché c'è l'aggiunta di un ingrediente particolare, ma è solamente... Cioè, vabbè, però insomma, tu aggiungi la tahina insieme al limone, insomma, fa un po' l'effetto, vabbè. Allora, questi sono gli ingredienti, allora, seguiteli insieme a me. Allora, un mazzo di asparagi verdi e fin qua l'ingrediente principale. Poi ci serve uno scalogno tritato, del brodo vegetale, dell'erba cipollina fresca, della scorza e il succo di un limone, poi un cucchiaio di pasta tahini, detta anche tahina, poi sale, pepe e poi per guarnire useremo dei grissini tritati. Ecco, cioè, voglio dire, la tahina non è che si usa tutti i giorni, quindi è un po' esotica. Sì, un po' medio orientale, ecco. Sì, è vero, ma tra l'altro sono due tipi di tahina, poi lo scopriremo. Esatto, allora, io, guarda, per il momento non ho tantissimo da fare, nel senso non voglio rubarti... Ma vuoi un giornale? Vuoi leggere qualcosa? Non so se non hai niente da fare. Un massaggino. Mi basterebbe quello, guarda. Sì, sì. Allora, vado ad appassire... non come... tu ovviamente, ma qualcosa. No, io no. Cioè, non vedi? Cioè... Perché me lo vado da... Allora, scalogno che ho già affettato, tritato, ma tanto anche se non siete così regolari con il trittamento, non importa perché poi va frullato il tutto, okay? Volevo dire anche trittaggio, ma non lo sapevo. Tritazione, c'è un sacco di modi per dire la stessa cosa. Vai. Adesso vado a tagliare a tocchetti i miei asparagi e in base a quanto piccolini li facciamo, cuoceranno prima. Ah, ok, vabbè, questa è la legge. Quindi se avete fretta, piccolo e poi abbiate la cortezza dal mazzo che voi avete comprato di asparagi di tenerne fuori qualcuni. Sì, perché sono tanti. Esatto, 3 o 4, insomma, metti uno per porzione di asparago intero perché poi li andiamo a cuocere in padella e rimangono belli interi e belli come il sole. Ma per la guarnizione praticamente. Sì, poi danno anche un sapore diverso perché se sono piastrati un po' sono anche buoni. Esatto, a me piacciono tanto gli asparagi verdi piastrati. Tanto. Sono buoni tutti gli asparagi, io ho amore per quelli verdi, devo essere sincero. Lo so che a te... Mi piacciono molto, anche se ovviamente il asparago bianco, cioè per certe preparazioni è il principe. Ci sono vari modi. Bene, io volevo parlarvi un po' di questa salsa che magari non tutti voi conoscete, insomma qualcuno di voi sì, magari la collegano molto spesso all'hummus di ceci, perché molto spesso si usa per quello, per fare delle preparazioni. Molte persone vegane la usano, ma infatti è entrata in, diciamo così, qui in Occidente, è entrata in voga qualche decennio, perché prima proprio era sconosciuta o comunque conosciuta veramente da poche persone. Allora, per farvi capire, allora, la tahina è un alimento che deriva dai semi di sesamo bianchi, ed è sesamo bianco ed è diffuso in Grecia, Turchia, Nord Africa e vicino Oriente, ok? Da lì la tahina viene chiamata anche burro di sesamo o crema di sesamo. Allora, perché è così utilizzata e perché è così famosa adesso? Perché praticamente ha grandi pregi nutrizionali che sono racchiusi poi all'interno dei semi di sesamo. Tante proteine, grassi omega 3, omega 6, sali minerali, calcio, fosforo, magnesio, quindi veramente è un alimento ricco di parti positive. Allora, il termine tahin praticamente deriva dal verbo arabo ta'an, che significa o macinare o è un termine che indica la farina. Quindi c'è tutto il procedimento proprio di pestare sul mortaio i semi del sesamo. Perché, cara Ilenia, sai come si prepara la tahina? Si frulla. O si pesta. Sì, oppure si compra al supermercato. Vedi che t'ho fregato, per una volta te l'ho detto io. Allora, se la trovate ovviamente al supermercato, nei negozi la trovate più o meno ovunque, però è un piacere anche farsela ed è possibile farsela. Vi diamo dei consigli. Allora, praticamente si prende, aspetta che, eccola qua,
Si mettono prima in ammollo i semi di sesamo bianco. Tu interrompimi se hai bisogno di... Guarda, io ho aggiunto solamente gli asparagi e adesso li faccio insaporire un attimino con lo scalogno, dopodiché aggiungerò il mio brodo vegetale, caldo naturalmente. Sì. Basta, per il momento io sono abbastanza tranquilla. Allora, si mettono prima, per preparare appunto la, la tahine, detta anche salsa tahine, prima in ammollo i semi di sesamo bianco, sa perché tutti gli sciogli lingua ce li devo avere io, che vengono passati poi al torchio per separare il cuore del seme dal baccello, ok? Quindi i semi veri e propri vengono poi filtrati, messi da parte, mentre i baccelli vengono eliminati. I semi di sesamo poi vengono fatti tostare e macinati per creare questo purè dalla consistenza semiliquida, perché è un seme oleoso, quindi ha già la parte liquida in sé, no? Quindi se vengono macinati, eccolo lì, quella è la... Lenia la sta proprio mostrando, adesso questa è abbastanza liquida. È una crema. È una crema. Però come ti dicevo prima, fuori onda, che ci sono due, c'è una differenza fondamentale. Allora, la differenza tra il tahin medio orientale e quello asiatico. Perché mentre quello medio orientale i semi, come dicevamo adesso, vengono separati dai baccelli, che vengono eliminati, e si pestano solo quelli, invece in Asia, questo, dopo averli ammollati ovviamente nell'acqua, questo primo procedimento non viene fatto, quindi viene pestato tutto insieme e infatti viene chiamato il raw tahin, cioè il tahin grezzo. Ok, questa è un po' la differenza. Poi ho una curiosità, ma voglio sapere cosa stai facendo. Niente. Ok. È sempre confortante questa cosa. Ho grattato la scorza del limone prima di tagliarlo, naturalmente. Certo. Vado a spremere per questa quantità, insomma, un po' di succo, non certamente un intero, perché ripetiamo sempre che le nostre dosi sono leggermente ridotte, perché altrimenti Leo mangia tutto. Ma senti una cosa, ma il limone va un po' a pulire sia, perché la salsa tahin è abbastanza... Bravo. Immaginate dei semi di sesamo che vengono tritati a tal punto da diventare una crema, quindi un po' all'appa. Un po' sì. No, facciamo flick e flock, ok? Un, due, tre, flick. Ecco, va bene, vedete, noi qui veramente, ho detto, uno va in televisione a fare l'imbecille, sì. Allora, la famosa, la curiosità che volevo dare a tutti voi, anche a te, Elenia, è legata ad Alibaba i 40 ladroni. Hai presente che a un certo punto lui arriva, tratan, e dice: apriti sesamo! Ecco, rifallo, perché mi piaceva, non era inquadrata. Apriti sesamo! Ecco, succedeva così, sesamo, ma figurati se si apriva. Allora, invece, sai perché? Perché a un certo punto, quando il sesamo è maturo, quando è il momento proprio in cui il sesamo è il migliore, buono, tutto quanto va raccolto, è il momento in cui il baccello si apre. E si apre da solo, non va aperto. Quindi si apre, tac, e in quel momento è maturo e va raccolto immediatamente. Quindi apriti sesamo voleva dire che era proprio il momento clou, il momento più importante di tutto il raccolto del sesamo, e quindi tac. Quindi questa era legata alla storia, insomma, di Alibaba, i 40 ladroni. Quindi niente storie, c'è solo questa. Non ci sono leggende sul lo sai che io adesso sto facendo le ricette, cioè non è la cosa giusta. Mentre scrivo le ricette, io mi immagino quale leggenda tu possa magari raccontare, no? Sì. E quindi arriverò a fare la pasta in bianco. Ecco, ma sulla pasta in bianco? No, credo che sulla pasta in bianco ognuno di noi abbia una leggenda personale, perché la pasta in bianco è il classico piatto che ci si prepara da studenti, da single, da mamme che hanno un sacco da fare dalla mattina alla sera, magari non riescono a preparare qualcosa in più perché ovviamente ci sono i figli, c'è il lavoro, c'è tutto, oppure una punizione. Non ti è andato bene quelle cose? Pasta in bianco. Il problema è che a casa mia tante volte gli faccio un piacere. Anche a me piace un sacco. Piace un sacco. Sia col burro che solo con l'olio mi piace un sacco. E senza formaggio? No, col formaggio. Ah! O se no, se non c'è il formaggio, metto un po' di pepe. Ah, buono. Potrebbe essere. No, a me, per esempio, parlavamo prima dell'estate, a me mancherà tantissimo la minestra in brodo. Cioè io faccio il brodo
tantissimo durante l'estate. Sì, c'è la condensa da brodo in casa. Se uno praticamente appoggia il dito e lo mette in bocca sui vetri di casa tua, sì, sa di brodo. C'è proprio comfort food all'ennesima potenza. Guarda, vedi che sono belli. Adesso li togliamo. Sì. Quindi basta poco. Ok. Anche perché sono molto sottili. Sono molto sottili. Allora, io naturalmente ho già... Adesso lei dovrà insomma bollire, cuocere ancora per un po', e quindi ti faccio vedere che io l'avevo già fatta una precottura della minestra, degli asparagi. Sì. Aggiungo ancora un pochino di brodo e riporto a bollore. Ok? Sì. Sempre brodo caldo. Allora aspettiamo un attimino, mettiamo... Sì, anche perché altrimenti non va giù di temperatura. Bravo. Ci prepariamo, che io ho già preparato, il frullatore a immersione. Scusami, che non è che proprio mi sia passato il nervo sciatico ancora. È vero, non ti ho neanche chiesto se c'erano novità. Allora, un po' di succo di limone. L'aggiungiamo ancora? Ancora un po'? Non l'avevo ancora aggiunto. Ah, non l'avevi ancora aggiunto? Non l'avevo ancora aggiunto. Aggiungo la salsa tahin. Abbiamo detto un cucchiaio. Più o meno, sì, insomma. Dopo gli... Ripeto, sono sempre gusti, ognuno può decidere di aggiungerne anche un pochettino di più. Che prurito il naso, chi mi pensa? Non lo so, ti dirò un numero. Dimmi. 14. Hai fatto il conto. Allora, mescolo. P. Se qualcuno mi pensa con la P, anche a voi condividete questa cosa. No, ma tanto questo P, Patrizia. Non conosco Patrizia. Vabbè, a posto, quindi ce l'abbiamo fatta, abbiamo tolto qualsiasi dubbio. Ok, allora, si frulla, si riduce in crema, quindi la tahina in questo caso mi darà un apporto, chiamiamolo anche proteico, no? Della minestra. Vado a frullare. Dopo, in un secondo momento, andrò aggiungere anche un po' di scorza di limone. Oppure potete decidere tranquillamente di servirla semplicemente sopra poi alla fine. Ah, come un po' l'erba cipollina. L'erba cipollina potete inserirla adesso mentre andiamo a frullare, perché l'avete inserita a metà cottura e quindi si è ammorbidita. Oppure tagliata sottile sottile, anche se andrebbe tagliata con le forbici l'erba cipollina. È vero, questa l'avevo sentita. Ci vuole della pazienza però con le forbicine, star lì a tagliare piccolo piccolo, però esatto. Se uno non ha la cipollina fresca può usare anche quella in barattolino, che comunque non è mai tanto secca. No. Non è mai. Allora, una cosa, se avete esagerato con il brodo e vi sembra che sia troppo lenta, la fate andare un attimino sul fuoco e quindi tutta la parte in più di umidità. Sì, sì, va a evaporarsi. Allora... Cara Ilenia, noi andiamo un attimo in pubblicità, sì. Tu intanto finisci con la varia frullatura e poi torniamo ovviamente a vedere la ricetta finita. Siamo pronti per vedere terminata la nostra crema di asparagi, quindi cara Ilenia, stai già impiattando? Certo, l'ho frullata bene. Sì. E adesso... facciamo la presentazione del piatto. Bella, quindi, consistenza. Sì, ripeto, ognuno poi può decidere di servirla se più densa, meno densa. E la questa fai? Forbice? Aspetta. Ma perché non lo fai tu? Perché mi diverto a fartelo fare così. Era più semplice. Vedi che è il metodo classico, l'apertura. Canonico. Facilitata. Serve. Allora, io ho scelto questo grissino rustico, vado a spezzettare prima fuori e vado a fare qualche briciolina. In questo modo avremo anche la parte croccante. Ecco. Con i semi oleosi che contengono sesamo. È vero. Queste, non solo, perché avete messo altri semini, anche le girasole, cosa esatto. C'è un po' di cose. Dopodiché... tagliuzziamo. Sì. Un po' di erba cipollina. Ok. Adesso parte la... l'esperimento della esatto. Zeta di qua. Che bello. Guarda, ho portato anche nel mio terrazzo il fiore, no? Ah, perché è proprio la tua questa? Sì.
Che meraviglia, pensa al tempo che la prepari, la sistemi così, è già diventata fredda. Infatti è il tuo piatto, è la tua porzione questa. Cioè veramente non meritate mica niente, no veramente, cioè vi meritate pasta in bianco. Buona la pasta in bianco, buona. Comunque voi che apprezzate buccia la scorza di limone. Ecco quella sì. E poi? Poi lo prende e lancia, ah la parte, quella il brustolitino un pochettino. Scusami? Quella che c'ha un po' di abbrustolito, no? Buona, che c'è stato affumicato. Com'è caduto? Ecco, bello. Ma che meraviglia! Bellissimo, io sono molto... Io devo togliere questo che è caduto così. Toglielo. Però, perché mi indispone. Ecco. Adesso io... Se sei a posto, guarda che bello. Siamo pronti per andare a sentire l'abbinamento col vino, quindi la parola agli amici di Ice Veneto. Promesso, rieccoci al secondo abbinamento. Crema di asparagi questa volta. Piatto impegnativo dal punto di vista della aromaticità. Bravo, l'asparago esatto. È ricchissimo di aromaticità. Allora per noi dell'AIS è molto importante, quando ho un piatto che ha spiccata aromaticità, devo scegliere un vino che abbia una intensità gusto-olfattiva importante. Allora ho scelto un Sauvignon Blanc. Siamo in Umbria. È un'annata 2018, quindi una buonissima annata, ma anche un vino maturo da un certo punto di vista. E il Sauvignon sappiamo che ha delle note molto particolari. Guarda quanto è bello il colore, è un giallo paglierino che vira al dorato. Guarda come danza bene nel calice, quindi un vino con una buona struttura. Ci mettiamo il naso ed è un profumo di passion fruit. Maracuja, il frutto della passione, è uno dei tanti profumi che si evincono nel Sauvignon. Lo degustiamo. Grande piacevolezza, freschezza e sapidità. Pensa, Ilenia, che questa azienda, Poggiolupo, ci tiene molto all'ambiente, ma soprattutto alla resa per ceppo. Cioè, qui non si produce più di un chilo di uva per ceppo. Quindi grande concentrazione degli aromi, dell'acidità, delle sostanze minerali. È un'azienda che ha un estremo rispetto della natura e ci ha regalato un vino che ha ancora davanti a sé molto tempo, perché hai sentito che acidità ancora che ha, sì. Che freschezza, e quindi è ancora un vino longevo da un certo punto di vista. Ed è un 2018? 2018, annata molto buona, e non è un vino del Veneto, perché sappiamo che tutti i vini del Veneto sono censiti sulla nostra guida online Vinezia, ma si scrive vinetia.it. E sai cosa bevi, giusto? Grazie mille, Vito. Cincini, la nostra sicurezza. Buongiorno. A tra poco. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Allora, insieme ad Ilenia, ovviamente, come potete vedere, questi sono i piatti che abbiamo preparato oggi, ma insieme ad Ilenia io volevo ricordarvi che potete seguirci veramente sempre e comunque anche da YouTube. Quindi se vi siete persi qualche puntata di Due Chiacchiere in Cucina o volete rivederne qualcuna, andate su YouTube, cercate il nostro canale Due Chiacchiere in Cucina e vi iscrivete, è gratuito, insomma, basta iscriversi al canale e avrete anche tutte gli aggiornamenti e tutte le notifiche di quando viene pubblicata una puntata nuova. Quindi quello è un altro modo per stare sempre in nostra compagnia e di non perdervi neanche una ricetta di Ilenia Bazzacco. Ma grazie, ma soprattutto il sorriso di lui. Che fa proprio così. Ciao a tutti. Leonardo Feltrin. Le Chiacchiere in Cucina, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.